si può rendere oggi importante Johann Sebastian Bach uscendo dall'enciclopedia o da quello che la storia ci ha tramandato? Lo si fa attraverso delle esperienze, in questo caso esperienza umana. Siamo cinque pianisti molto amici, ognuno dei quali ha messo un rischio imprenditoriale all'inizio. Bisogna pensare che addirittura Forkel, il primo biografo di Bach, dice: questo pezzo sembra bellissimo dalla partitura, però non sono riuscito a sentire perché è molto difficile mettere insieme quattro cembali. Quattro cembali allora, figuriamoci quattro pianoforti oggi. Non sarebbe stato possibile farlo con le stesse motivazioni emozionali, qui si parla proprio di emozioni, senza avere quattro Fazioli, perché Fazioli è l'unico costruttore di oggi vivente e quindi presente in prima persona, ma che in 40 anni è riuscito a surclassare e superare in qualità e blasone aziende che hanno più di un secolo di storia. Fazioli è il pianoforte che mi ha accompagnato più di tutti nella mia esperienza di concertista e di organizzatore musicale. Questo progetto di Bach 2-3-4 pianoforti è un po' l'apice e appunto la summa di tutto. Tra l'altro, secondo me, è proprio Fazioli il pianoforte giusto per questa musica, perché questa musica è italiana e questo suono così brillante, chiaro, pulito, ma anche caldo, è tipicamente italiano. Secondo me Bach sarebbe stato contentissimo di sentirlo su Fazioli invece che sul clavicembalo. Non si può dire a tutti, però fra noi diciamocelo. Sicuramente l'utilizzo di quattro bestioni, gran coda, Fazioli, rende da una parte molto molto moderno questa interpretazione di Bach e ci rende questo suono come unico. Sono strumenti che hanno due caratteristiche, secondo me, diverse dagli altri. Ed una è la cantabilità, è uno strumento che ha una capacità di lunghezza del suono molto ampia e quindi questo aiuta molto a tenere i suoni un po' come quelli dell'organo. È evidente che uno strumento come questo, che ha una caratteristica molto specifica, quella di avere una voce calda allo stesso tempo molto aperta, fa sì che la musica di Bach risalti in misura assolutamente specifica. In genere l'artista, quando va a suonare un programma su un pianoforte, ci va con delle idee già prestabilite, con un'interpretazione che è stata frutto di anni e anni di lavoro, di scelte, di idee. Quando io ho cominciato a registrare su questo Fazioli, il Fazioli ha cominciato a suggerirmi delle idee nuove. Un po' come se un pittore a un certo punto avesse immaginato dei colori per cui dipingere e poi magari ne trova altri che non aveva mai usato e magari rimane meravigliato e decide di usarli per una nuova tela. La facilità con la quale si riesce a modificare la dinamica e a gestire appunto dinamiche estreme, sembrerebbe un assurdo proporle nella musica di Bach, ma allo stesso tempo in realtà è parte del progetto di attualizzazione che noi abbiamo voluto fare. E, diciamo, questa possibilità appunto di resa dinamica estrema fa sì che questo pianoforte in questo progetto risulti davvero straordinario.